Bene, allora partiamo sempre dall'idea, perché io non sono di Minervino, non sono un'esperta di cima di rapa, però credo nell'idea. Partiamo da questo. Quindi ho associato una parola o simili per ogni voce. Agenzia strategica. Per agenzia strategica ho pensato parola comitato o equip, associata all'agenzia strategica, perché io da sola, se voglio fare il marketing e la promozione della cima di rapa, non credo di andare da nessuna parte, pur mettendola insomma nelle mie varie attività. C'è il lavoro dell'equipe di esperti, che ognuno abbia il suo ruolo in maniera tale da poter poi concertare la strategia giusta. E anche mi veniva in mente anche il contatto. Agenzia strategica, abbiamo detto, ma se di base non ci sono i contatti umani, lo riporto sul personale, allora io so che lui fa la migliore cima di rapa e può puntare, insomma, si può puntare alla valorizzazione di quel singolo contatto che può insegnare agli altri o può insomma, dare un contributo. E mi vengono in mente queste due parole. Andiamo avanti con innovazione. Sono andata per associazioni di idee. Innovazione mi viene in mente la parola aggiornamento, perché posso, cioè io ho parlato prima di innovazione nella tradizione, però devo essere aggiornata al mercato. Non posso rimanere ancorata alle vecchie tradizioni, così come non posso, insomma, essere slegata da quella che è, il contesto in cui mi muovo. Quindi, poi andiamo avanti su servizi. Servizi, l'associazione di idee a me è andata, non sono un tecnico, ripeto, sul personale, investire sul personale, perché io penso che il servizio lo dà poi anche l'ultima rotella del meccanismo, dell'ingranaggio, se ci crede anche lui, il trasportatore come il rivenditore, investire nel personale anche formandone di nuovi e valorizzando i vecchi, insomma, dando un servizio al consumatore finale che sia di serietà, di qualità, di identificativo di quel prodotto, per cui so che se compro questo è buono. E poi vado infine su General Contractor, perché nella mia ottica, non essendo la produttrice direttamente, il vero e proprio agricoltore, contadino, l'azienda agricola, io ho associato la parola rete. Nel momento in cui li metto in rete e so che insieme possono essere competitivi, per me General Contractor contratta all'interno di quella che è appunto il gruppo d'azione, una rete del gruppo d'azione. Una rete? Del gruppo d'azione, Non ho quella capito. che agisce, che è appunto il produttore. General Contractor regola, nella mia ottica, Chiaro, una gerarchia interna, ecco, nella gestione di questo prodotto. Il prezzo, così come il packaging, è tutto all'interno però di una rete, cioè tutti insieme che si muovono nella stessa direzione. Una rete di contatti, una rete di presentazione generale, per cui se parlo con uno, non sto parlando solo col singolo agricoltore che poi mi porta solo il suo, ma so che parlo in rete, per cui so che se lui quel giorno non può e non c'è il prodotto fresco, va dal compagno vicino che ha appena raccolto e mi manda quello che è il migliore. Chiudo con questo. Turismo, settore di valorizzazione del territorio, promozione del territorio. Allora, io innanzitutto vorrei riportarvi le idee che ci ha mandato Luciano, che ci sta seguendo in streaming, anche se mi ha appena mandato un messaggio che ha detto che si riconnetterà tra 20 minuti. Vabbè, comunque sia bene anche ascoltare chi ci sta ascoltando, visto che possiamo sfruttare questa modalità. Allora, per quanto riguarda l'agenzia strategica, approntare dei possibili packaging da presentare agli eventi per allargare la base attiva dei supporters del prodotto.
quindi azioni di packaging. Servizi, partecipare ed organizzare eventi in modo qualificato, quindi con degustazioni, presentazioni di schede specifiche del prodotto, ottenere feedback e proposte da più attori e quindi coinvolgere anche eventuali supporters, potenziali clienti, buyers, eccetera. Questo per quanto riguarda i servizi. Ora, general contactor, definire una o più tipologie di prodotto per il mercato e di potenziale prezzo, un po' quello che diceva Pietro, ci sono tanti diverse qualità di cime di rapa, ma penso che poi da queste si possono anche ottenere delle trasformazioni e quindi altri prodotti, si accennava al patè o altre cose. Per quanto riguarda invece l'innovazione, la proposta è investire nella direzione che si è delineata formando una cooperativa di produzione o la creazione di partnership con la distribuzione ed altri servizi. Quindi questo aspetto forse immagina, chiedo conferma a Luciano, un po' quello che si è fatto tipo a Mezzago, una cooperativa in cui si confluisce tutto e poi si rivende. Questo era Luciano Sciascia che ci sta seguendo. Grazie Luciano. Ora vengo alle mie proposte, che anche queste sono forse già state dette. Azione strategica. Come azione però di strategia io propongo di fare un disciplinare partecipato in cui le qualità, la produzione eccetera eccetera venga condivisa quanto più possibile dagli stessi produttori, magari anche risalendo alle tradizioni, no? A quello che si è già detto. Innovazione, anche io ho pensato al sito internet, come mi pare ha detto Umberto, e ovviamente un sito che sia molto partecipativo anche questo, cioè che dia informazioni complete, che possa anche diciamo far interagire le persone, soprattutto chi vuole acquistare da fuori o paesi vicini. Io in innovazione ho scritto anche sagra, perché? Perché in effetti a Minervino l'idea che abbiamo di sagra forse è un po' contaminata da quella che abbiamo già, che a tutti gli effetti in fondo non è una vera sagra, quando forse è un mercato del fungo cardoncello, o comunque diciamo un evento di promozione di un prodotto, però diciamo la vera sagra, così come si fa nel centro Italia, nel nord eccetera, ha un po' delle caratteristiche leggermente diverse, soprattutto come creazione di spazi e luoghi per stare insieme eccetera, mentre noi puntiamo a fare massa, a fare pubblico, a attirare tanta gente, un paio di giorni, 10-20 mila persone e finisce tutto là. Invece forse la sagra diciamo, va pensata meglio negli opportuni spazi, negli opportuni tempi eccetera, e questa può essere un'innovazione per quanto riguarda l'offerta turistica locale e quindi pensarla forse nella linea che anche diceva Luciano nel messaggio, cioè cercare di trovare dei clienti più qualificati, no? Si diceva ieri sera che la sagra di Mezzago la prima settimana si invitano le istituzioni. Quindi la cena con i sindaci, la cena con la provincia, la cena con il GAL, il Parco dell'Alta Murgia, immagino queste cose. Poi magari la seconda settimana si possono chiamare a raccolta eventuali buyers, quindi le catene di supermercati piuttosto che i mercati ortofrutticoli di Andria, Canosa, Spinazzola, eccetera, eccetera. E pensarlo in questa maniera qua. I servizi. Io ho pensato una guida al consumatore. Ci siamo detti tante volte che la cosa più importante è dire perché il nostro prodotto vale più degli altri. Ebbene, però se queste cose non le sanno i consumatori, come possono scegliere sul mercato? Quindi questo penso è un servizio che l'associazione deve fare subito, però mi diceva già Pietro che stanno preparando la brochure su questa cosa. Benissimo. General Contactor invece, anche io sono dell'idea che bisogna stabilire i prezzi. Basta.
non essendo del luogo e neanche diciamo un produttore, dall'esterno e da un po' dall'esperienza nel campo della consulenza, qualcosa che mi viene in mente, appunto a proposito di agenzia strategica, l'ho messa al primo posto nelle mie scelte, penso ad un'agenzia che si occupi dell'elaborazione di iniziative di promozione, che secondo me sono più di una, un po' loro l'hanno già detto, quindi non voglio scoprire niente di nuovo, però con una sola strategia non si ottiene niente. Il general contractor è una figura fondamentale, perché forse è la figura che si vede poco dalle nostre parti, cioè un soggetto non terzo, non uno che ha lo scopo di fare profitto dal commercio dei prodotti, ma sono gli stessi produttori che lo creano, questo ente, questo general contractor, per appunto riuscire a vendere il prodotto alle migliori condizioni, e per questo non dico soltanto economiche, vabbè, sono cose che abbiamo già detto. Poi i servizi di assistenza ai produttori, le hanno dette loro, quindi formazione, l'imballaggio, eccetera. Per quanto riguarda l'innovazione, più che altro di metodologie, perché non so quanta innovazione si possa fare su un prodotto agricolo senza stravolgere quelle che sono le caratteristiche tipiche. Se è un prodotto tipico, quanto studio può fare? Cioè, non lo so se l'intervento dell'università aiuta a migliorare il prodotto. E niente, solo queste considerazioni. Grazie. Maria Chiara. Allora, per quanto riguarda la strategia, io pensavo a un metodo di una sorta di progettazione partecipata, in cui fossero non soltanto diciamo i coltivatori, i produttori a ragionare intorno a questo prodotto, ma in cui fosse chiamata l'intera comunità attraverso proprio i suoi rappresentanti a appunto ragionare su come questo prodotto può essere valorizzato, proprio per quello che dicevo anche prima, per quella creazione di un'identità comunitaria, appunto, e in modo poi da poter sviluppare, quindi mi collego al secondo punto, dei servizi che vadano sia nell'ottica dell'informazione e quindi su caratteristiche, insomma, del prodotto, sia nell'ottica appunto di servizi magari di consulenza per i singoli produttori che hanno bisogno appunto di essere accompagnati nel loro processo. E per quanto riguarda invece l'innovazione, pensavo appunto, si parlava prima di metodologie di produzione, quindi proprio magari di trovare tramite, non lo so, degli esperti, l'università, no? Fare proprio una ricerca scientifica sul metodo di produzione, in modo da trovare un unico metodo che possa essere applicato un po' a tutta la produzione del prodotto. E per quanto riguarda invece il general contractor, pensavo proprio alla costituzione finale di una, appunto, cooperativa che potesse appunto mettere insieme tutti quanti i produttori, e quindi che poi potesse avere uno sbocco sul mercato, diciamo, unico. Una cooperativa che però appunto a me veniva in mente, non lo so se il paragone può essere, diciamo, quello adatto, il consorzio delle mele del Trentino, no? E quindi pensavo a questa cooperativa che facesse appunto anche da garante nella produzione, cioè laddove un produttore per un problema X non riesce a appunto mantenersi sul mercato, c'è comunque il sistema della cooperativa che interviene, quindi che lo supporta tramite quei servizi di accompagnamento e di consulenza di cui parlavo prima, a rimanere comunque, diciamo, tra virgolette, a galla in un momento come questo. Quindi una cooperativa in cui all'interno possano riconoscersi un po' tutti. Ok. Altri interventi? Microfono. Sono le stesse cose.
Devi metterlo? Più o meno sono le stesse cose che ho ascoltato. Mi sembra che io un paio avevo detto prima, la prima e la seconda, è rimasta solo la terza e la quarta, che la terza riguarda un cambiamento continuo del prodotto che viene, diciamo, per ogni periodo di raccolta. Mi sembra che questa era la cosa che volevo dire. Non mi ricordo bene neanche. Sinceramente. Stefano. Perché l'ho scritto troppo velocemente di questo non riesco a ricordare. Questo non volevo. Oh. Ok. Sull'innovazione io ho un suggerimento, ho visto molti siti di e-commerce di prodotti tipici pugliesi, magari inserisci in quei canali lì che commercializzano tutti i prodotti tipici, inserisci in quel canale di vendita, potrebbe essere una buona un'idea. O anche creare voi nel vostro sito una sezione e-commerce in cui potreste spedire il prodotto fresco in giornata magari, in tutta Italia. Futuro. Ci vogliono le celle frigorifere. Che viene fatto? Ci sono degli esportatori locali che praticamente portano anche le cime di rape e non solo le cime di rape fuori dalla Puglia, cioè parlo Piemonte, Milano, eccetera, e hanno un mercato che soprattutto coinvolge i nostri minervinesi, insomma, nel nord Italia. E ci sono diversi che lo fanno questo con i furgoni, partono, c'è le frigorifere, portano su Genova, Torino, Biella, Milano, no, Firenze anche, i nostri prodotti settimanalmente. Quindi uno può ordinare settimanalmente il prodotto e gli arriva un chilo, due chili, tre chili di cime di rapa a famiglia, secondo l'ordine. Cioè, però chiaramente con un'associazione che fa questa cosa, con un sito internet che può funzionare, eccetera, la cosa può diventare dinamica e può coinvolgere, oltre ai minervinesi emigrati, anche un cittadino di Padano a comprare la cime di rapa. Ovviamente se questo si chiamerà Stefano Radaelli, il costo sarà... C'è un intervento dalla rete, giusto? C'è Emanuele che ci sta seguendo, che ci segnala l'esperienza della cooperativa di comunità. Dice che la prima in Italia è nata a Melpignano, a Lecce, sul fotovoltaico. E per quanto riguarda invece i prodotti tipici, c'è la cooperativa di comunità Gemma di Zollino. Grazie Emanuele. Sì, le cooperative di comunità sono un'esperienza molto interessante, non so quanti di voi le conoscono, e forse non è il caso di aprire adesso questo capitolo, però se avete voglia di approfondirlo, sono uno strumento attraverso il quale appunto si tende a valorizzare le risorse locali, sia in termini produttivi sia in termini commerciali, cercando di mettere insieme il più possibile servizi, negozi, commercio, produzione, agricoltura, eccetera, in una stessa cooperativa per rendere il tutto sostenibile, prima di tutto nell'erogazione di servizi alla comunità locale. Un'esperienza appunto, c'è a Melpignano, c'è a Torino, c'è a Cerreto, sull'Appennino, e principalmente con lo scopo di riuscire a mantenere nelle piccole comunità dei servizi per evitare che le comunità si spopolino, fondamentalmente questa è la finalità principale. In qualche altro intervento? Mary, vuoi darci un contributo? Col microfonata, per favore. Allora, nella forse confusione che
faccio, appunto perché non conosco bene le categorie tra agenzia strategica e servizi. Io pensavo in entrambe le aree a formazione per le imprese, nel senso di le imprese che saranno parte di questa, chiamiamola associazione, possono essere formate sia nella commercializzazione ma anche nella possibilità di accesso a credito, possibilità alternative di accesso al credito, accompagnate in questo. E poi pensavo, come diceva Maria Chiara, alla comunicazione, a che l'agenzia possa occuparsi della comunicazione dell'identità che sta dietro al prodotto tipico. Poi per quanto riguarda l'innovazione, a studi non soltanto scientifici, non soltanto sulle tecniche di produzione, ma anche magari biologici sulle altre qualità della rapa, delle cime di rapa, e cosa si può cavarne fuori, non lo so, perché ho rapportato la vostra esperienza alle cose della mia terra che non conosco bene. Pensavo, alle olive, ce ne sono di vari tipi, io non le conosco, quindi magari stakeholder, se non interessato al progetto, se non conosco bene, no? Se non mi viene comunicata bene il prodotto, l'oggetto, diventa difficile anche esserne parte e recuperare in quel prodotto una mia identità, che sicuramente c'è. Innovazione anche in termini di turismo enogastronomico, mi veniva in mente, ero d'accordo con quello che diceva il ragazzo di cui non ricordo il nome, imprenditore. Sì, Vincenzo, sul recuperare anche le ricette, le peculiarità enogastronomiche legate alle cime di rape. Per il general contractor non so assolutamente nulla. Grazie. Dove devi andare? Sì, certo. che non sapevo cosa stava succedendo, allora... Tra poco darò la parola a Paolo. Devo dire una cosa che mentre parlavate... Ah, scusa, Pietro, devi intervenire? Ma perché hanno dato per scontato che prima o poi avresti dovuto intervenire. No, invece, mentre parlavate, mi girava nella testa il proverbio... Il detto, cavare sangue dalle rape, ma non c'entra niente, stiamo parlando di altre rape. Però. Come? Non ci azzecca proprio per niente. Però ci si può lavorare su dal punto di vista della comunicazione, del payoff, ci si può giocare su. Anche per il fatto che qui avete le cave. Cavare. Le cave. Si tratta di combinarlo in maniera. Ok, allora a questo punto io darei un attimo la parola a Paolo per provare a fare una sintesi di quello che è emerso fino adesso. Diciamo che ci avviamo così verso l'ultimo modulo. Sentiamo cosa dice Paolo, poi abbiamo il decalogo. Per chi chiedeva il decalogo. Decalogo. Allora, scusa, sarà un decalogo che apre, non un decalogo che chiude. Esatto. Proviamo a sintetizzare un po' quello che avete detto voi, perché se quello non può essere una sintesi, ma dobbiamo un po' restringerlo un po' di più quello che ha fatto in quella slide che sta scorrendo. Ecco, la prima cosa che mi viene in mente rispetto a quello che avete... dall'attività, diciamo così, di gioco dei punteggi attribuiti alle quattro situazioni di priorità rispetto a un eventuale soggetto che valorizzi questo prodotto, credo che il primo elemento un po' comune a tutti quanti è quello della comunicazione, quindi la comunicare il prodotto, comunicare l'intento della formanda associazione, consorzio, cooperativa che sia,
Quindi ecco un aspetto comunicativo che poi viene legato, avete detto, all'aspetto enogastronomico, viene legato all'aspetto produttivo, viene legato all'aspetto tradizionale, l'aspetto storico, insomma l'aspetto di legame forte di un prodotto a un determinato territorio specifico. Quindi legare fortemente il prodotto al territorio, questa è la prima cosa che mi viene in mente, no? Quando voi parlavate di comunicazione. Credo che volevate specificare questo, no? Cercare di comunicare come questo prodotto è legato a questo territorio e quindi come lo facciamo, quali azioni intraprendere. Innanzitutto, l'avete detto voi stessi, il primo modo l'avete già intrapreso, è quello del disciplinare, avete un protocollo già più o meno stilato. Il disciplinare non è nient'altro che una forma di comunicazione, a mio avviso, anche se a livello estrinseco, anche se intrinsecamente è un decalogo delle cose da fare e a volte delle cose da non fare per produrre, per fare il prodotto, no? per creare il prodotto Cime di Rape di Melvino Murge. Però il disciplinare in realtà è anche un ottimo strumento di comunicazione, perché come dicevo ieri, il disciplinare identifica un territorio, perché questo prodotto si può produrre solo in un determinato territorio che ha dei confini tangibili, che sono, che ne so, i confini comunali, oppure può darsi che ci siano dei fogli, delle particelle di un comune limitrofo nel quale si può coltivare, si può immaginare, non lo so se è possibile. Ecco, ci sono, quindi il disciplinare è un'identificazione, è un legame col territorio, già il disciplinare è il primo legame col territorio. Altri aspetti comunicativi potrebbero essere quelli della sagra. Quella della sagra, abbiamo visto che il modo il come fare una sagra, che tipo di sagra fare, comunque la creazione di eventi che servono in un primo momento a creare una consapevolezza e quindi un legame col territorio, contestualmente o in un secondo momento creare invece un business rispetto al prodotto stesso, no? Quindi un evento nel quale i produttori e il consorzio, coloro i quali si mettono insieme per salvaguardare, l'associazione che si mette insieme per salvaguardare questo prodotto, crea anche un momento di forte di relazione, di interazione anche commerciale. Però rimanendo sull'aspetto comunicativo, il primo aspetto dovrebbe essere quello del forte impatto comunicazionale, quindi mi piaceva quello che diceva lui poco fa, dell'essere strategici in questa creazione di un evento. Non deve essere soltanto una festa, soltanto un modo così che valorizzi un po' il prodotto dal punto di vista nomenclare, ovvero la sagra delle Cime di Rape, ma avere una strategia un po' più finalizzata alla domanda, che appunto chi cerchiamo di far partecipare, ovvero le istituzioni piuttosto che i ristoratori o i buyer, no? Rispetto all'obiettivo che si vuole raggiungere. Il coinvolgimento della comunità, diceva la ragazza, non mi ricordo come si chiama, il coinvolgimento della comunità sta in tutte queste cose, coinvolgere la comunità in questo processo. Ovviamente tutto ciò si fa bene, a mio avviso, e l'avete detto anche voi, se innanzitutto abbiamo un luogo fisico nel quale costruire queste idee, che è la sede. Andiamo nel pratico. Credo che i primi passi dovrebbero essere questi, il primissimo è di avere un luogo riconoscibile, una targa dove dice sede dell'associazione, sede della cooperativa. È importante perché si identifica anche un luogo di ritrovo che sia un pensatoio all'inizio, no? Oltre che un posto dove si portano avanti delle azioni o si pensano si fanno questi eventi. Quindi ecco, dal punto di vista dell'agenzia strategica, le prime considerazioni che vengono da fare sono queste. Dal punto di vista invece dei servizi, no?
e qui bisogna ovviamente, stiamo immaginando che non siamo solo noi, o meglio non siete solo voi a immaginare questo consorzio, ma insieme a voi ci sono anche gli agricoltori, no? Che dal punto di vista comunicativo, magari come ci ha fatto capire prima, è importante, però per loro ci sono anche delle priorità da rispettare, e la prima secondo me deve essere appunto quella della formazione. Formare sia gli agricoltori già presenti all'interno dell'associazione nascente, sia coloro i quali vogliono intraprendere, perché se questa associazione prende sviluppo, si sviluppa, ovviamente ci sarà un maggiore interesse, ovviamente ci saranno maggiori interessati a voler coltivare questo prodotto. Quindi creare una scuola di formazione permanente, non soltanto riferita agli imprenditori agricoli che hanno a che fare con la terra, ma rispetto a tutti gli aspetti del prodotto tipico. Quindi fornendo degli strumenti proprio pratici, la formazione periodica, gli aggiornamenti, no? Rispetto anche all'innovazione di cui parlerò dopo. Altri strumenti, io ribadisco, lo strumento di rispetto del disciplinare è importante. Gli strumenti da fornire per rispettare il disciplinare è importante, perché 250 ettari di produzione stimata, non so a quanti agricoltori si riferiscono, comunque è difficile controllarli. Se si vuole fare poi un controllo di qualità sul prodotto, non esiste un controllo di qualità se non conosciamo la qualità delle materie prime, no? Quindi io per controllo di qualità come servizio non intendo se il fascio di rape è conforme a quanto scritto sul disciplinare, ma un controllo di qualità serio significa capire la qualità delle sementi, la qualità del terreno, la qualità della lavorazione, la qualità dei congimi, la qualità dell'acqua. Dopo tutti questi controlli, alla fine c'è il controllo visivo del packaging del prodotto, però la garanzia di qualità che un'associazione di tutela deve fornire partendo dall'origine. E questo qua per me è importante, quindi deve fornire dei servizi rispetto alla coltivazione del prodotto, secondo me è molto importante. Poi, d'altra parte, avete detto anche i servizi al consumatore, quindi guide gastronomiche sulla gastronomia, come si cucina, qual è il modo migliore per degustarlo, quali sono le svariate sfaccettature culinarie di questo prodotto, magari mettendoci dentro anche qualche, all'interno, se, nel momento in cui si pensa a questo, durante l'evento, quest'anno, nella quindicesima sagra del cime di Rapa, invitiamo due grandi chef che ci vendono due piatti che ce li vendiamo come piatti tipici delle Murge, che fa costruiti con tipici ma che innovino la tradizione. Quindi, che ne so, l'asparago si fa con l'uovo, non solo le cime di rape come si fanno nel modo proprio dove si degusta al meglio con, non lo so, con le orecchiette. Con le orecchiette. Con gli strascinati. E si crea un legame forte con questo piatto, magari innovandolo, no? È un modo per andare anche sulla comunicazione questo. Poi il controllo di qualità, ne abbiamo già parlato, e la formazione dei giovani. Per l'innovazione, insisto sulla ricerca scientifica, qualcuno di voi l'ha ribadito. La ricerca scientifica anche gastronomica, ovviamente, delle peculiarità organolettiche. Oggi il consumatore, visto che dobbiamo vendere soprattutto a un consumatore, oggi il consumatore è molto attento a questo tipo di cose, no? Sapere quanti acidi buoni ha un prodotto, quanti acidi grassi insaturi, quindi che fanno bene alla salute contengono. Per approfondire queste cose bisogna fare anche una ricerca scientifica gastronomica. L'abbinamento con altri prodotti magari del territorio esaltano alcune capacità organolettiche che possono dare delle qualità al prodotto, delle esaltazioni al prodotto. Bisogna ricercarle, bisogna che qualcuno studi queste cose, no? Dicevamo stamattina le tesi di laurea, dei ragazzi dell'Università di Bari potrebbero essere un volano, però indirizzarle all'obiettivo, io credo.
Ecco, è vero che sulla ricerca scientifica, lui diceva prima, fare ricerca scientifica per migliorare la qualità del prodotto, di un prodotto tipico forse è in contrapposizione. Se un prodotto è tipico per questo, non perché lo miglioriamo. In realtà il valore aggiunto rispetto alla ricerca scientifica dovrebbe essere su quello che ancora non è stato scoperto di questo prodotto. Non credo che si sappia tutto di questo prodotto, quindi la ricerca scientifica è non per migliorare geneticamente il seme, ma è per scoprire cosa c'è ancora sotto questo prodotto che non è stato scoperto. E anche veicolarlo meglio, perché una cosa è... Esatto, esattamente. E infine, sulla contrattazione, la general contractors, io credo che, sono molti di voi l'hanno detto, la stabilizzazione del prezzo è importante. È ovvio che in questo bisogna coinvolgere i principali protagonisti, che sono gli agricoltori, no? Gli agricoltori stabiliscono il prezzo in genere del prodotto, anche se negli ultimi 20 anni chi ha stabilito il prezzo del prodotto è stata la grande distribuzione. Però in questa ottica, soprattutto nella valorizzazione dei prodotti tipici agroalimentari, e soprattutto quando si sceglie di voler valorizzare all'interno di un marketing territoriale, e quindi si creano dei marchi DOP, IGP, DECO, Bio e quant'altro, devono essere è un volano per dare una sicurezza economica al produttore che produce appunto in questo caso regime di rape. Però per fare questo, per stabilizzare il prezzo e magari spuntare un prezzo migliore, bisogna attuare tutto ciò che abbiamo detto prima: comunicazione, packaging, ricerca scientifica e comunicazione. Infine, anche la ricerca del mercato, anche se sulla ricerca del mercato io non so, oggi non lo posso sapere perché non ho davanti la maggior parte dei produttori agricoli. Però se i produttori agricoli oggi denunciassero che gli marcisce il prodotto nel campo, allora dico sì, c'è bisogno di un'immediata ricerca di mercato. Ma se il prodotto oggi, il problema del prodotto di oggi non è il mercato, ma è la valorizzazione nel senso più lato per spuntare magari un prezzo migliore, allora tralascerei un attimo in questa prima fase la ricerca del mercato estero piuttosto che la ricerca del mercato extraregionale, no? Tranne se questa è finalizzata all'acquisizione di un valore aggiunto, anche economico. Ecco. Però sono i produttori agricoli che devono fornire all'organizzazione questo tipo di domanda. Per quanto riguarda gli attori che sono qui presenti oggi, credo che l'interesse maggiore sia appunto quello della valorizzazione del prodotto in senso lato e magari anche quello del prezzo. Infine, il mio consiglio, abbiamo parlato un attimo, ci siamo anche confrontati con Stefano, in questa prima fase credo che possa il processo, anche se durerà molto di più rispetto agli altri, anche suggerite da voi, il processo dovrebbe iniziare con la costituzione di un'associazione aperta a tutta la comunità, ovviamente a chi è interessato, nella quale facciano parte quindi persone fisiche in quanto persone fisiche, produttori in quanto produttori, ristoratori in quanto ristoratori. Lo strumento della cooperativa o del consorzio può venire successivamente nel momento in cui la parte della stabilizzazione del prezzo e della ricerca del mercato ha un'esigenza più elevata rispetto alle esigenze di oggi, che sono quelle della comunicazione, del disciplinare, degli eventi, della ricerca scientifica, del controllo della qualità, degli strumenti, del packaging, delle guide, della enogastronomia. La cooperativa, dicevamo stamattina, è un'impresa, un'impresa non profit, ma è un'impresa, quindi ha l'obiettivo principale di far girare economia. In questo momento credo che la parte più importante sia appunto quella, non quella economica, ma quella valoriale. E l'associazione credo che oggi possa essere lo strumento migliore per iniziare a fare questo percorso, perché è uno strumento che coinvolge, è uno strumento light, veloce, fruibile da tutti, non ci sono costi, non ci sono bilanci sociali, non ci sono bilanci, non ci sono bilanci, non ci sono
grosse spese da affrontare, e quindi in questo momento potrebbe essere lo strumento migliore. È ovvio che il processo diventa più lungo, però le cose fatte lentamente, non in modo, fatte per grado, possono durare nel tempo in modo... possono camminare meglio con le loro gambe dopo. Creare subito una cooperativa di conferimento, una cooperativa di commercializzazione, secondo me al momento potrebbe essere un attimo azzardato. Tant'è che, ad esempio, ad onor di questa tesi che vi ho appena detto, i prodotti tipici che conosciamo da secoli all'interno del nostro territorio italiano, si dice il pistacchio di Bronte, il lardo di Colonnata, adesso non mi vengono in mente altri prodotti, ma ce ne stanno, le cipolle tropea, vengono valorizzate da associazioni spontanee, cioè non esistevano le cooperative, i consorzi, nascono dopo, ma storicamente è un'associazione formata dal territorio stesso che promuoveva questo prodotto. Quindi credo che questa, è la mia sintesi rispetto all'idea che avete in questo territorio. A tutto questo allegherei, e concludo, allegherei una buona, e l'associazione lo può fare, una buona offerta turistica intorno a questa idea, perché il turismo gastronomico aiuta molto il prodotto tipico agroalimentare, e le storielle di Irene mi hanno affascinato in questo senso, no? Perché la storiella, vera o non vera che sia, come diceva Stefano, vera o non vera che sia, rispetto a un territorio, poi avvicina la gente a quel territorio e quindi ai prodotti, perché una volta che viene in quel territorio deve per mangiare. Perché no? Esatto. Costando tutto. Ok, qualcuno vuole intervenire a dire delle cose? Microfono, mi raccomando. Prova. Voglio intervenire dicendo che sono un po' stanco. Perché hai lavorato troppo? Perché ho lavorato stamattina un po'. Adesso sto un po' aspettando che finisca questo discorso, perché mi sembra che ha ripetuto quello che prima aveva accennato. La sintesi, diciamo. Però in agricoltura non funziona così come lui racconta dalla pratica. Se vogliamo fare un prodotto genuino dobbiamo seguire delle certe direzioni. Se dobbiamo fare un prodotto, tanto per dire, che è genuino, non credo che sia la stessa strada. Questa è una cosa chiara, no? E si sente tanto di dire seminiamo il grano, questo deve essere grano che deve andare a finire per questo prezzo, poi seminiamo questo altro prodotto che questo è di qualità, quando lo compriamo il seme costa 80 euro, vendiamo il grano a 20 euro. Sì, questo seme che compriamo da dove lo fanno? Lo fanno seme dal grano che noi portiamo, e per far vivere un altro milioni di famiglie che stanno sotto con le sedie seduti a vedere quando cresce il grano con la carta in mano. E non credo che si può fare anche con le rape, perché là non c'è la metitrebbia che le miete. Va una persona, gli paghi i contributi e non ti avanza niente. Quindi tutto il discorso di quel procedimento globale di carte, cooperativa in genere, quello che vogliamo creare, si basa sempre da quello che vogliamo realizzare sul campo, non quello che verrà dopo. Quindi piegatevi, fraticate per brazzo, diciamo noi minervino, prima di tutto, e visualizzate di persona come è realmente la natura del lavoro. Non è per dire, sì, lo so, scrivere, fare, però non posso dire una cosa che bisogna vedere prima. Non,
andate a provare una giornata in campagna. No, infatti adesso io volevo prendere spunto da questi ultimi due interventi per come dire, fare una chiosa finale prima che, diciamo, la conclusione ufficiale poi del seminario eccetera faremo sul campo, andando a vedere le coltivazioni di cime di rapa di Umberto, insomma, per cui vogliamo proprio fare questa cosa alla fine. E, volevi dire qualcosa, Francesco? No, stavo approvando la tua idea. Però, allora io, rispetto alle cose state dette, quando si fanno dei seminari, almeno quando mi capita di fare dei seminari come questo, no? Poi quando si va verso la conclusione, la domanda classica è, sì, vabbè, ok, ce la siamo raccontata, abbiamo fatto, e mo? Mo che si fa? E mo vi dico cosa dovete fare. Ma? Allora, prima cosa, le cime di rapa, come qualsiasi altro prodotto tipico, vanno coltivate e prodotte. Per cui non si scappa dal terreno, non si scappa dai produttori, non si scappa dai coltivatori. Prima di tutto c'è il prodotto, la centralità del prodotto e di chi lo produce. Tutto il resto è una sovrastruttura che ha senso nella misura in cui dà valore al prodotto. Se non c'è il prodotto, tutto il resto non conta niente. Questo deve essere molto chiaro. Lo dico non soltanto per accarezzare il pelo di Umberto, per andare incontro alle cose che dice Umberto, ma perché effettivamente non c'è nessuna sovrastruttura che ha senso, che ha significato, se non c'è la struttura della sostanza sotto. E in questo caso la struttura è il prodotto, la sostanza è il prodotto. Dopodiché posso dire quello che penso che secondo me dobbiate fare da lunedì. Primo, chi deve definire il protocollo disciplinare faccia il protocollo disciplinare. Io gli do 3 mesi di tempo. In 3 mesi chiudete il disciplinare. Siete capaci? Se non siete capaci andate a fare un altro mestiere. Se no, in 3 mesi si finisce il disciplinare. Perché una delle cose che impariamo dall'agricoltura è che c'è un tempo per seminare, un tempo per far crescere, un tempo per raccogliere. Non è... Avete 3 mesi di tempo per chiuderlo. Poi, primo, chiudere e disciplinare. Secondo, fare il marchio. Anche lì c'è una bozza, la seconda, dal mio punto di vista, scusate, un po', adesso sono un po' presuntuoso, dal mio punto di vista la seconda più bella della prima. Le ho viste... Quella con... Sì, secondo me è ancora troppo poco centrale, ma insomma... Però, decidere il marchio del prodotto. Terzo, il marchio delle cime di rapa. Sì. Terzo, fare l'associazione. Farla. Statuto, atto costitutivo, registrazione all'ufficio del registro, codice fiscale. Forza, bisogna fare le cose. L'incontro, per me si fa quando ti danno il codice fiscale in mano. Finché non c'è il codice fiscale l'associazione non è fatta. Scusami, ma questo incontro direttivo che si sta per formare già coinvolge gli agricoltori? Quindi, no, se no quello che diceva Stefano poco fa non ha più senso. Ok, tanto non ti, Pietro, senza microfono non ti serve, non ti sente nessuno, è inutile che parli. Quarta cosa che secondo me è importante fare è cominciare con la comunicazione. Se voi cominciate a fare qualche comunicato stampa, a dire ai giornali, nelle sagre, nelle fiere, eccetera, sai di che cosa stiamo parlando? Sai cos'è questo? La cima di rapa di Minervino Murge, non la cima di rapa, la cima di rapa di Minervino Murge. Quella che ha questo marchio, quella che si cucina in questo modo, che viene valorizzata in questo modo e non in quell'altro. Cominciate a comunicare, perché la comunicazione è un circolo virtuoso.
cominciate a comunicare e poi tramite la rete vedrete che la comunicazione si autoamplifica, si autoagenera. Poi naturalmente va alimentata, però io vi dico, dal mio punto di vista, ve lo dico in dialetto brianzolo, visto che ho, in questi giorni ho sentito «Var più se un andà che cent'andem». Te lo ripeto, Pietro. Bisogna fare rumore sul territorio, insomma. «Var più se un andà che cent'andem». Cioè vale di più un andare che dire agli altri andiamo, dare l'esempio. Allora, essere concreti, «Var più se un andà che cent'andem». Oppure come dice il mio caro amico di Matera, che dice che io dico, sì, va bene parlare, va bene le menate, però a un certo punto basta, bisogna fare le cose. Ecco, allora, se voi da un anno e mezzo che girate intorno alla DECO, all'associazione, mo basta, prendetevi un mese, due mesi, tre mesi, poi basta, fatela. Perché sennò si ciurla nel manico. Ecco. Io direi, per quanto mi riguarda, il mio intervento lo concluderei qua, come vi dicevo prima, la chiusura ufficiale del seminario, diciamo così, quella che è prevista per le 19, la facciamo visitando il campo di produzione delle cime di rapa. E quindi questo punto, cosa che non possiamo seguire con la diretta streaming, purtroppo. Non so se Mirko ci vuole seguire con l'elicottero o col drone, non so, insomma, adesso appena saranno pronti Puglia TV col drone. Ok, va bene, quindi per intanto vi ringrazio e vi invito a venire a concludere il seminario insieme a noi. Salutiamo e ringraziamo. Ringraziamo chi ci ha seguito via streaming, tutti Mirko. Quanti voi. Ah, sì. Grazie a tutti, buona domenica.